Una nessuna 100.000 da un mega concerto a una fondazione, cosa succede? Succede che quella volta davanti a quelle 100.000 persone ci siamo rese conto che non bastava, che non dovevamo fermarci, che avevamo il dovere di andare avanti, perché questo è un problema che non finisce, anzi mi pare che peggiori di giorno in giorno, è un'emergenza nazionale e abbiamo deciso con Giulia Minoli, con Celeste Costantini, con Lella Palladino di fare una fondazione. Forse c'era bisogno proprio di una fondazione, di qualcosa di solido che rimanesse per affrontare questo problema nelle varie sfaccettature. Io sono della parte artistica, diciamo che aiuterò quando ci sarà il momento di fare degli eventi come quello che andremo a fare a settembre prossimo. E però abbiamo bisogno anche di persone competenti che sul campo hanno lavorato tanto su questo problema, sul terzo settore e soprattutto sulla violenza sulle donne, e allora abbiamo deciso di prendere queste competenze, metterle tutte insieme e cercare di lavorare per cambiare, sì, cioè per aiutare, ma anche per cercare di cambiare un po' questa mentalità, perché le leggi non bastano, bisogna cominciare a ragionare sul cambiamento proprio di mentalità per gli uomini e per le donne, bisogna lavorare su questo. Un caso che ha sconvolto tutti è stato quello di Michelle, la ragazza di 17 anni uccisa in un modo atroce qui a Roma. Infatti oggi c'è una fiaccolata e noi questa giornata vogliamo proprio dedicarla proprio a lei, in sua memoria. Ecco, ma perché secondo voi sono sempre più i giovani ad attuare la violenza sulle donne? C'è veramente dei casi aberranti? Beh, insomma, adesso spiegarlo così in poche parole è difficile, perché questa è una mentalità che va sradicata appunto dall'inizio. E poi c'è anche da dire che, ragazzi, gira tanta droga, tanta. E purtroppo non se ne parla mai. Ed è questo un grave, grave problema, perché l'uso di quelle sostanze lì esaltano, annebbiano, sicuramente non aiutano in una mentalità già malata. L'educazione sessuale nei programmi scolastici? Io lascio parlare Celeste. La violenza sulle donne è un problema di ordine culturale, così va affrontato e va aggredito per quello che è. Non si deve più parlare di raptus, di follia, di gesti di gelosia, ma bisogna affrontare il tema alla radice. Noi crediamo molto nelle nuove generazioni, pensiamo che loro possano essere la speranza del cambiamento, ed è per questo che promuoviamo un'azione che già esiste in Italia, anche se non c'è una legge strutturata, ma tante sono le organizzazioni, compresi i centri antiviolenza, che entrano nelle scuole e che fanno educazione all'affettività, perché è un paese rispetto ai giovani che si è preso poco cura di loro. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, sono soprattutto i ragazzi e le ragazze a chiedere a gran voce di avere uno psicologo dentro la scuola, di essere accompagnati, di essere sostenuti. C'è un grido d'allarme che parte dai giovani, noi lo stiamo raccogliendo, lo stiamo facendo attraverso questi progetti, ma non solo, sostenendo i centri antiviolenza. Quello che ha fatto Fiorella Mannoia l'anno scorso è stato fondamentale, perché dare 200.000 euro ad ogni centro antiviolenza, ne abbiamo selezionati 7, ha significato per loro, che fanno fatica a pagare le operatrici, ha significato riuscire a strutturare un intervento. È chiaro che quello da sola non basta, ma è il motivo per cui la fondazione, per cui siamo nate, Esatto. Perché il concerto ancora non aveva sancito la nascita della fondazione. Adesso siamo qui a presentarla, proprio perché vogliamo dare continuità ad un intervento che non può essere emergenziale. Ci tengo a dire solo quest'ultima cosa. Esatto, hai ragione. Non perché è... ogni volta, chiaramente noi piangiamo oggi per la morte di Michelle, però... Non è, il tema non può sempre essere affrontato come il caso grave, il femminicidio che avviene, e quindi poi lo affrontiamo in maniera emergenziale e non strutturale. Le operatrici, i centri antiviolenza ci sono tutti i giorni e tutti i giorni registrano questa violenza. D'ora in poi dobbiamo esserci anche noi. Ma siete soddisfatti del nuovo decreto legge varato dal governo?
È un decreto legge in cui mancano delle cose, indubbiamente. Purtroppo non c'è nessun governo che si è preso particolarmente cura delle donne. Voglio ricordare che c'è una convenzione, la convenzione di Istanbul, che è stata varata, è stata sostenuta e firmata dal nostro paese ormai 10 anni fa. Va interpretata in tutte le sue parti. C'è una parte sicuramente più sicuritaria dove il nostro paese ha contribuito, sul rafforzamento di alcune norme, sull'aspetto, diciamo, della prevenzione è molto carente ancora, quindi noi ci aspettiamo che venga rafforzata esattamente quella parte. Anche perché avere leggi più severe va bene. Cioè, applicarle soprattutto, che è quello che a volte non ci manca, va bene, ma qui bisogna proprio lavorare sul cercare, appunto, di cercare di cambiare la mentalità e lavorare sui giovani e cominciare dalle scuole elementari per insegnare. Chiamate l'educazione civica, una volta si chiamava così, noi piace chiamarla educazione sentimentale, però di insegnare, cercare di portare ai bambini, ai ragazzi, questo messaggio di rispetto per l'essere umano, chiunque esso sia. Grazie mille.